Ciao ragazzi, un nuovo format molto veloce perché è lì che va il web, anche dal punto di vista tecnico abbiamo cambiato, sono registrazioni fatte col cellulare appunto perché devono essere molto veloci e molto semplici. In qualche episodio troverete me, in qualche altro episodio troverete Isabella oppure qualcun altro. Partiamo, questo è il video un po' più lungo di tutti perché appunto è il primo e ho dato un minimo di spiegazioni. Partiamo con la prima birra del nuovo format, parliamo della Verghenza Summer, birra prodotta dal birrificio Menaresta. Menaresta è un birrificio della provincia di Bergamo. La loro birra è la Verghenza Summer, cioè una versione estiva della loro Verghenza, birra che fa 6 gradi, è un IPA, un American IPA, dipende un po' quale versione delle schede informative andate a leggere. Tecnicamente utilizzano anche luppoli europei, questo implica che magari non è proprio American del tutto, ma comunque avete visto quello che ho fatto, ho appena sciacquato il bicchiere all'interno dello spoolboy, quindi se doveste andare in un locale specializzato che non ha né spoolboy né oppure lavandino, quello comunque con le spazzole o questi sistemi per scassare il bicchiere, ho una brutta notizia per voi, non è veramente un locale specializzato. Detto questo, andiamo ad assaggiare la nostra bella IPA, la versiamo ovviamente nella pinta americana, verso di un bel colore chiaro, la schiuma è bella persistente, vediamo un po', ecco che si sistema ed eccola qua, birra leggermente opalescente, non è completamente limpida ma ci sta, anche perché i ragazzi ovviamente per essere artigianali non filtrano, non pastorizzano, schiuma bella, bella bianca, compatta, senza nulla di strano, ha una bolla abbastanza fine, al naso. Note di agrumi, erbaceo e frutta generica, frutta tropicale, sinceramente non riuscirei a distinguere esattamente che tipo di frutto. Al palato. Sicuramente molto scorrevole, una buona dose di amaro ma abbastanza bilanciata e anche qui ritroviamo tanta frutta, molta frutta tropicale, frutta pasta bianca, un pelino di agrumi e un finale piacevolmente amaro tendente all'erbaceo. Era facile, no? Quindi, ricapitolando, in pochissime parole, aroma fruttato, sentore di frutta tropicale, al palato riconfermiamo l'aroma fruttato alla frutta tropicale, aggiungiamo un po' di amaro che comunque viene leggermente bilanciato dalla parte maltata. Gradazione 6 gradi, birra da bere a secchi. Direi che per la prima degustazione va più che bene così. Ci vediamo alla prossima, ragazzi!